questo è il secondo pronto soccorso del Lazio per numero di accessi, e facciamo questo tentativo di assistere una fetta di popolazione ampia e anche di, dal punto di vista sociale, componente più vaste, ma anche fare i conti con quelli che sono i bisogni di un quartiere di periferia, non solo stranieri, ma anche problemi sociali degli italiani, basso reddito, disoccupazione, eccetera. Il Policlinico Casilino è l'unico ospedale nel Lazio dotato di una sorta di ruota degli innocenti per contrastare il fenomeno dei bimbi abbandonati. Vediamo. Ci troviamo nel baby box del Policlinico Casilino di Roma. Come avete potuto vedere, è una struttura anonima, assomiglia molto a una cabina bancomat. E qui le mamme che non possono tenere il loro bambino lo possono abbandonare in sicurezza. Come vedete c'è una porta basculante dove le mamme possono lasciare il loro bambino. Se la mamma non verrà assolutamente ripresa, mentre verrà ripreso il bambino, all'interno c'è una telecamera. Nel momento in cui si chiude questa porta basculante, suona un allarme nella postazione triage del nostro pronto soccorso e rapidamente un'equipe di neonatologi verrà a prendersi cura del bambino entrando dalla parte posteriore, mentre la mamma si potrà allontanare completamente in sicurezza dalla parte anteriore. Quindi nessuno la potrà identificare e avrà diciamo salvato una vita, perché questo bambino verrà preso in carico dall'equipe di neonatologia. Dopo qualche giorno troverà un nuovo papà e una nuova mamma. La zona est di Roma è caratterizzata da questo: sostanzialmente il numero degli abitanti è in costante crescita. I servizi sono carenti rispetto a questa crescita. Come ospedale abbiamo fatto questa scommessa: provare a dare un servizio di buona qualità in zone dove servizi di buona qualità sono pochi. Osservate bene in queste immagini che cosa c'è scritto. Siamo alla fermata ATAC di Marconi, trasformata, come vedete, da pochissimo in Lungotevere, in via Bartolomeo Cristofori, se lo potete leggere sotto Portuense, invece di Cristofori. Prima era toccata a Lungotevere Gassman, che aveva perso una S, e invece adesso tocca a questa fermata sull'ATAC, che anche qui perde, viene cambiata una O con la A. I nostri telespettatori chiedono un po' più di attenzione e di rispetto. E noi torniamo in studio con Francesco Trapanotto per tutti gli aggiornamenti. Ancora buongiorno.